Carissimi fratelli e sorelle, eccoci di nuovo qui. Domenica prossima, 25 settembre 2022, sarà la 26esima domenica del tempo ordinario anno C. Il Vangelo è tratto dal Vangelo di Luca, capitolo 16, versetto dal 19 al 31. In questo Vangelo Gesù apre il nostro sguardo sulle cose ultime anche, sulla vita eterna, sulla chiamata a vivere la beatitudine, il cielo, e lo fa attraverso questa parabola in cui è molto interessante che c'è un uomo senza nome. Quest'uomo senza nome è identificato dal fatto che è ricco, dal modo in cui è vestito, con abiti di un costo esorbitante, e dal fatto di quanto mangia. Banchetta lautamente, non ha un nome, la sua identità è data da ciò che ha, come appare e cosa mangia. E dall'altra parte c'è un uomo invece che ha un nome, si chiama Lazzaro, il nome dovrebbe avere un'etimologia che corrisponde grosso modo a Dio aiuta. Non si tratta qui naturalmente del Lazzaro, fratello di Marta e Maria che Gesù ha risuscitato, no, stiamo parlando di una parabola. E cosa fa questo ricco? Fa qualcosa di cattivo, del senso, non so, malmena, picchia questo povero, non so, lo prende a male parole? In realtà qui non si dà una vera e propria connotazione, diciamo, a qualcosa, a qualche atto che pone in essere, quanto piuttosto si sottolinea una sorta di omissione, o perlomeno che non arriva al povero il mangiare che il povero stesso avrebbe desiderato. Sembrerebbe qui che i cani hanno più compassione e si coinvolgono di più nella vicenda di Lazzaro piuttosto che l'uomo ricco stesso. E questo è molto interessante. La chiusura, la solitudine, l'indifferenza come male, che poi produce un abisso, la solitudine estrema come chiusura agli altri, come il male più grande che l'uomo può vivere, come male grande che ha una stretta relazione con l'essere lontani da Dio, con l'essere separati da Lui, con il non voler stare con Lui. E questa dimensione che c'è qui su questa terra ha un suo riflesso anche dopo la morte, ci indica Gesù attraverso le immagini di questa parabola. Ecco, la nostra vita è talmente preziosa che quello che noi facciamo e non facciamo ha un riflesso eterno, può avere un riverbero nei secoli e nell'eternità. D'altronde noi, ciascuno di noi è chiamato all'eternità e quello che facciamo e non facciamo per il fratello è destinato ad avere un riverbero per l'eternità. E d'altra parte Dio che ama così tanto l'uomo da prendere così sul serio la sua libertà, da, ecco, sigillarla in qualche modo, rispettarla anche eternamente. Ed è un mistero così grande che è difficile per noi saperlo. Ecco, Lazzaro è un povero e questa povertà è indicata con lo stesso termine con il quale Gesù parla di quei poveri che sono beati, e perché loro è il regno di Dio. E allora ci possiamo interrogare anche noi tante volte, oltre che sul nostro reddito, insomma, più che altro possiamo identificarci, possiamo interrogarci se noi siamo persone che tendono a dare importanza, a percepire noi stessi, o essere percepiti dagli altri per quello che abbiamo, per come appariamo, per lo stile di vita che abbiamo. È questo che veramente risalta all'occhio. Questo veramente ciò per cui abbiamo combattuto, stiamo combattendo, combatteremo. Non diamo risposte affrettate. La parola del Signore è molto forte, vuole entrare in profondità. In che cosa noi cerchiamo davvero la nostra identità e la nostra affermazione? Dall'altra parte, avere la consapevolezza di non bastare a noi stessi, di aver bisogno di Dio, avere la consapevolezza che
quando Gesù passa, è necessario lasciarci sconvolgere nelle nostre categorie di sicurezza, di assicurarci la vita e di aprirci piuttosto al fatto che è Lui la nostra vera ricchezza e che da soli non possiamo pretendere di dirci, non so, perfetti manager della nostra vita, piuttosto che perfettamente coerenti, piuttosto che perfettamente bastanti a noi stessi. La vita ci mette davanti una grande precarietà. Ecco, in questa scena, della parabola in cui si vede la vita dopo la morte, certo è una parabola, certo sono immagini, certo per noi è difficile poter spiegare la nostra realtà con parole umane, riferendoci a una realtà diversa dai riferimenti spazio-temporali che abbiamo, però ascoltiamo intanto, analizziamo questo Vangelo. Ecco, questo abisso che sembrava essere presente in vita tra il bisogno del povero e l'atteggiamento del ricco sembra essere riproposto in una forma e con connotati diversi, eppure è presente. Non è possibile, non c'è una vera comunicazione. La discomunione, l'isolamento, l'essere chiusi in se stessi è un tormento. Alla fine rivela il contrario della natura umana, eppure è possibile scegliere questo nella libertà dell'uomo. Quale grande mistero. E ancora, se si vive il rifiuto di Dio e del prossimo, non ci può essere una vera consolazione, non ci può essere un vero sollievo per quanto riguarda, ecco, quello che è nel nostro spirito, quello che sono le cose più vere della vita. E ancora, quanto è importante ascoltare. Sì, io, se io avessi un'esperienza straordinaria, ecco, mi concentrerò di più sul fare del bene, sull'approfondire la mia fede. Ma quale esperienza straordinaria stiamo ancora aspettando per andare dal Signore, per convertirci a Lui con tutto il cuore, per lasciarci perdonare da Lui, per lasciarci trasformare, per lasciarci incoraggiare e correggere verso la sua strada? Cosa stiamo ancora aspettando? Ecco, dice Gesù, neanche se uno risuscita dai morti si persuaderanno. È vero, molti di quelli che non hanno creduto a Cristo, molti di quelli che hanno gridato crocifiggilo, poi dopo la risurrezione di Cristo, hanno continuato a non credere. Perché, come dire, il porre la propria fede in una condizione futura, in una eventualità, non funziona. Si può sempre presupporre che quel segno non era veramente un segno, che in fondo ci si è sbagliati, e trovare l'ennesima giustificazione per le proprie scelte, per il proprio comportamento, perché è difficile tante volte uscire da quello che ci sembra la nostra zona di comfort, la nostra comodità, il nostro modo di concepire e gestire ciò che crediamo ci faccia sicuri. E allora oggi il Signore ci chiama a poter riconoscere che solo in Lui c'è la vera felicità, la vera ricchezza della vita e che Lui è generoso nel volercela donare e nel riconoscere che abbiamo bisogno di Lui e che riconoscere che i fratelli che sono nel bisogno e tutte le persone ci fanno un grande servizio nell'aiutarci a poter uscire da noi stessi. E allora non si tratta semplicemente di fare dei bellissimi propositi di poter aiutare l'altro. Qui il Signore ci chiede di più. Ci vuole illuminare di più. Guarda all'eternità, guarda al fatto che sei stato chiamato e fatto per il cielo, per la felicità eterna. Guarda al fatto che ti stai facendo del male ogni volta che ti stai chiudendo in te stesso. Guarda al fatto che non c'è altra verità sull'uomo se non quella di Gesù, colui che da Dio si fa uomo e colui che da uomo offre tutta la sua vita per amore. E questo stesso amore è quello che ancora oggi ci può dare una luce, una speranza. Quello grazie al quale possiamo ritornare al Signore se vogliamo veramente ascoltare quello che Lui ha da dirci e vogliamo dargli retta in quello che questa parabola ha a noi da dirci. Ci vediamo presto.